Buonasera e grazie di essere qui. Mi rendo conto che è un argomento un po' esoterico nell'esperienza comune del cittadino normale. I temi delle libertà digitali magari vengono a rilevanza nella vita quotidiana, non so, quando non funziona Sky o quando però non si pensa mai a tutto ciò che sta dietro, e tutto ciò a volte non si capisce perché alcune situazioni, ad esempio perché un film viene adesso, perché un film deve essere prima nelle sale cinematografiche, poi deve essere che è notizia di questi giorni. È una delle cose, perché alcune cose vanno fatte in un certo modo, no? il film deve andare nelle sale, poi deve andare in DVD, poi deve passare in televisione, e che è il modo in cui si è sempre fatto il cinema, non necessariamente adesso con la diffusione dei nuovi modelli questo è il modo di fare il cinema. Per il software è stato così. Il software inizia, in realtà noi abbiamo poca memoria di come è nato il software, perché siamo ancora tutti ragionevolmente giovani e non abbiamo visto la nascita del software veramente, perché non, il software è nato quando non veniva diffuso. Noi abbiamo cominciato a interfacciarsi col software negli anni 80 con la diffusione del personal computer. In realtà la storia del software data dalla metà degli anni 40, con il lavoro di Turing, con la creazione dei primi computer, le analisi statistiche. Negli anni 50 c'era un signore di IBM, anzi primi anni 50, e diceva che nel mondo ci sarebbe stato spazio per forse non più di 5 computer. Era una stima un pochino conservativa, infatti adesso 5 computer più o meno il numero di computer che ciascuno di noi ha, se non di più. Io ho 3 PC, 2 telefoni, un tablet, più una serie di oggetti che hanno più potenza di calcolo di quelli che hanno mandato l'uomo sulla Luna con il progetto Apollo. Questo per dire come le cose evolvono. Evolvono anche in un altro senso. Io faccio l'avvocato da 25 anni, anzi il 23 di novembre sono 25 anni che io lavoro in questo campo. Nasco come, prima ero civilista, poi vado in uno studio in cui si fa proprietà intellettuale, e comincio a pensare che la proprietà intellettuale sia una cosa bella, perché crea ricchezza, e io creo una cosa, la vendo, divento ricco. Diventano ricchi anche gli avvocati, sicuramente. Questa è ancora una cosa buona. La prima, punto interrogativo. Quindi io ero convinto che sì, i brevetti sul software dovessero esserci perché si creano più diritti, quindi uno può vendere di più, uno può diventare ricco. Ci possono essere altri diritti, è sempre bello averne di più, certamente. E un giorno, sarà stato il 96-97, leggo un trafiletto su una delle riviste di software che passavano in studio o che comprava, se non mi ricordo più. C'era un trafiletto su dei tizi dell'MIT Boston che non vendevano il software, ma che lo regalavano. Diceva, vabbè, ma che cavolata è? La Free Software Foundation, che cavolata è? Il software sì, costa farlo. Certamente allora magari costava anche di più, perché bisognava lavorarci molto di più. Adesso qua si sfruttano molte cose, però a quel punto dicevo no, non potrà mai avere nessun futuro, perché io all'epoca lavoravo ad esempio con IBM, queste grandi società che investivano milioni, miliardi di dollari per fare il loro software, ne guadagnavano altrettanti, molto di più in realtà, molti multipli, per cui non era assolutamente possibile che questo sarebbe diventato niente di più di una cosa hobbistica. Poi ho cominciato ad affacciarmi sul mondo di Linux per motivazioni completamente personali. Ho scoperto che in realtà qualcosina poteva anche esserci.
però chiaramente sempre nel mondo hobbistico e sempre nel mondo molto, molto, non nell'industria, non nelle cose serie, le cose che si fanno per divertimento. Facciamo una ventina d'anni, forse 18 anni di fast forward. L'altro giorno ero con una società a Roma, un posto italiane, con Red Hat, che è una delle multinazionali che si occupano di software libero, che capitalizza e che è quotata al Nasdaq, che è una delle società nelle Fortune 500, che fa 2 o 3 miliardi di fatturato all'anno. Regalando il software. Regalando il software. E questo è bizzarro. Non solo, ma in quel giorno lì che ero con loro è uscita la notizia che questa società era stata oggetto di un'offerta di acquisizione da parte di IBM, quello là, per 34 miliardi di dollari. E dice, ma se avessi, se il me di oggi avesse detto al me di 20 anni fa, guarda che fra 20 anni ci sarà qualcuno che comprerà una società che fa software libero, software gratis, software open source, e la pagherà 34 miliardi, gli avrei francamente riso in faccia. Questo per dirvi come le cose non sono mai come appaiono. Quindi, a un certo punto, qualche anno fa, un paio d'anni fa, mi è venuto in mente di scrivere un libro su come si arriva a questo, su come si arriva al fatto che l'open source ormai diventa la principale forza innovativa, la principale forza commerciale nel mondo della tecnologia, non solo del software, di tutta la tecnologia. Perché quando noi parliamo di Facebook, Google, stiamo parlando di società che investono milioni di dollari, probabilmente miliardi di dollari, in software libero. E quindi e non sarebbe stato possibile costruire Amazon, non la parte dei pacchi, la parte dei servizi, non sarebbe stato possibile costruire Google, non sarebbe stato possibile usare Twitter, Facebook senza l'avvento del software libero. Android non sarebbe stato possibile. Android è basato su Linux. Linux è il sistema, adesso magari potete non crederci, è il sistema operativo più diffuso al mondo. Uno dice, qual è il sistema operativo più diffuso al mondo? Windows. Falso. Windows sta in alcuni computer, basati su Windows, sulla piattaforma Windows. Mac ha una sua chiaramente una sua diffusione molto molto, ma il computer, il sistema operativo più diffuso in assoluto ed è il più utilizzato è Linux. Solo che voi non lo vedete, non lo vedete nei cellulari perché lo chiamate Android, non lo vedete nei router se avete Alice, se avete Fastweb, se avete una lavatrice intelligente, se avete una Smart TV, se avete una Tesla, se avete un qualsiasi cosa, avete un Linux di sopra e non lo sapete. Se usate Google, se usate Facebook, usate Linux, non è sta sul vostro computer, sta da un'altra parte, ma ne usate non uno, probabilmente qualche migliaio in questi grandi agglomerati. Tutto questo è dovuto all'intuizione di una persona che si chiama Richard Matthew Stallman, che ha reinventato, e dico reinventato perché c'è una ragione, il software libero, il software open source nella metà degli anni 80, creando un movimento che ha piano piano scardinato molti dei giochi della tecnologia, per cui adesso una società come Microsoft, contro la quale io ho fatto battaglie legali per quasi 20 anni ormai, portandoli anche combattendoli anche in sede antitrust, ho fatto parte del team legale che ha fatto la causa antitrust in Europa per questioni di interoperabilità. Microsoft, che era il grande nemico dell'open source, con una persona che diceva che Linux era un cancro, qualche anno fa Satya Nadella fa una presentazione in cui la diapositiva è un bel cuore rosa con scritto Microsoft loves Linux, Microsoft loves open source. Microsoft è diventata platinum sponsor della Linux Foundation,
qualche giorno fa, un mese fa, è diventata anche un licenziatario di una cosa che si chiama Open Invention Network, che è stato un pool di imprese in cui c'era dentro anche IBM, Red Hat e altre società, che era stato creato per difendere Linux da Microsoft. Quindi Microsoft, da il grande nemico, è diventato il grande amico dell'open source. Perché questo? Perché la tecnologia è diventata così complessa, così difficile, no, non difficile, così ramificata, che nessuno, è come nell'industria automobilistica, non c'è più nessun operatore che fa da solo. Ci sono alcune piattaforme, proprio piattaforme nel senso di per creare le automobili, salvo alcuni, quelli piccoli. Perché c'è talmente tanto investimento da fare in questo tipo di tecnologia che nessuno lo può fare da solo. Nel software è ancora di più così. Nel software ciascuno riusa, e riusare è molto più efficiente che fare da zero. Nessuno oggi potrebbe rifare Windows perché nessuno ha la capacità commerciale e non ha neanche senso. Non ha neanche senso perché esistono talmente tanti componenti che possono essere riutilizzati. Grazie al fatto che qualcuno anni fa ha pensato alle licenze open source che gli hanno messi a disposizione, che è molto più efficiente non farsi, non rifare, non reinventare tutte le volte la ruota, ma rifare, riutilizzare ciò che è già stato fatto per innovare sulla parte più elevata. E questo è possibile grazie a un sistema che ha scardinato quello che c'era prima. Quello che c'era prima era il software interamente proprietario. Tu non ci puoi fare altro se non usarlo come ti dico io, quante volte ti dico io e nella misura in cui te lo dico io. Ci fosse il caso di spiegare la differenza tra licenza proprietaria e licenza Ok, open? la licenza proprietaria, allora, pronti via, io scrivo software, pronti via, io scrivo un pezzo. Questo è protetto dal copyright perché? Perché l'ho scritto, perché l'ho creato e l'ho fissato su un supporto. Il copyright prevede che se io sono l'autore ho tutti i diritti e nessuno su quel pezzo di software, su quello scritto, su quel pezzo musicale, su quel Fotografia. può farci niente. Può soltanto, se lo acquista, può soltanto usare una copia e semmai fare una copia di backup e utilizzarlo solo così com'è. Non lo posso modificare, non lo posso cedere ad altri, lo posso rivendere. Grazie. Però non lo posso moltiplicare e vendere copie, ovviamente, perché questa è la funzione del copyright. E questo senza fare niente. Okay. E quando si dice proprietario, vuol dire che il proprietario, no, ha tutti i diritti e controlla la diffusione delle copie del software, di qualsiasi oggetto che sta sotto copyright. L'open source usa dà dei permessi che sono ulteriori, che quindi ciò che è chiuso, ciò che è non toccabile, ciò che è non diffondibile, diventa aperto, diventa toccabile e diventa liberamente diffondibile, È per cui è modificabile. modificabile. Per cui io posso prendere un pezzo di software, vedo che funziona, posso guardarci dentro e capire come è fatto. Posso decidere questo va bene per questo altro pezzo di software, li metto assieme e se non ci fosse un permesso dall'autore principale, non lo potrei fare perché il copyright me lo vieta. Se però io prendo una licenza tra quelle di cui discuto nel libro e decido di apporre questa licenza che dice chiunque può prendere questo pezzo di software, usarlo, copiarlo, modificarlo e diffonderlo. A questo punto io lo posso prendere, copiare, modificare e diffondere, ne posso fare una cosa di nuova, una cosa più grande, e poi un altro potrà farne una cosa più grande, e poi un altro potrà farne una cosa più grande, e tutto questo riutilizzando, facendo in modo che tutto questo oggetto sia un bene comune, sia qualcosa che chiunque può utilizzare, chiunque può toccare. Aggiungo, scusami, io ho una metafora che solitamente va a botta sicura per spiegare la differenza tra licenza open e licenza proprietaria. Voi immaginatevi un cartello che c'è all'ingresso di un parco. No? Entrate in un parco e c'è il classico cartello che vi dice non puoi raccogliere i fiori, non puoi scalpestare le aiuole, non puoi. Ecco, la licenza proprietaria è un cartello che vi dice tutte le cose che non potete fare e che quindi restringe le libertà che avete all'interno di questo parco.
La licenza open cosa fa? È lo stesso identico strumento, perché alla fine è una licenza anche lei, quindi è un cartello che viene apposto al di fuori del parco, che è la nostra opera, il software, sarebbe nella metafora, solo che invece di esserci scritti dei divieti, vengono sottolineate le libertà che il padrone del parco vi sta dando. Cioè vi dice, dirò di più. Puoi raccogliere i fiori, puoi fare il picnic, puoi magari... pure mettere la tenda e passare la notte, però non puoi calpestare, cioè aggiunge delle libertà rispetto ai soliti divieti che un cartello di più. Impone. La legge impone il divieto, anche se io non sono cosciente di quali sono i miei diritti. Io adesso sto facendo un discorso che è opera soggetta a copyright, perché lo sto fissando su un supporto, la registrazione è copyright mia. Ok, se io non fossi un avvocato, venissi giù da Marte, non sapessi niente di copyright, quella roba lì comunque è protetta, nessuno può toccarla, anche se io non voglio, anche se io non ho avuto nessuna particolare posizione su questa cosa. Per cui il diritto è ciò che il diritto crea, come si dice nel termine informatico, di default. Closed by default, è chiuso così. Devo fare uno sforzo per aprirlo, devo fare una dichiarazione di dire: guardate, nonostante che la legge dica che voi non ci potete fare niente, ma ve lo do io il permesso, e faccio quello che si chiama una licenza pubblica, che è un testo normativo, un testo giuridico, in cui dico: nonostante questa roba sia coperta da copyright, io che ne sono il titolare, vi do il permesso, vi do questi permessi, e vi posso dire anche, però attenzione, però una preghiera: se prendete questa cosa e la modificate, la cosa che fate modificate, per cortesia mettetela all'interno, cioè mettetela sotto una licenza simile, in modo che, siccome io vi ho dato un pezzo aperto, ciò che voi costruite su questo pezzo, anche quest'altro pezzo sia aperto. Non ve lo chiedo per cortesia, in realtà, siccome io sono il titolare, lo metto come condizione, spesso, non sempre, ma lo metto come condizione per consentirvi di fare questa opera, siamo un'opera derivata in termini tecnico. Come condizione di questo permesso, vi dico: ma anche questa cosa più grande che si chiama opera derivata, la dovete mettere sotto la stessa licenza, dovete utilizzare una licenza uguale. E questa cosa qui è un passo successivo che si chiama copyleft. Il NESC è un meccanismo virtuoso per cui la libertà che tu hai concesso per primo viene trasmessa anche su tutte le opere derivate che verranno sviluppate dalla sua opera. Ecco perché Linux è diventato quello che è diventato, cioè ecco perché è entrato in Android. Questa è una delle ragioni del successo di Linux. In realtà Linux nasce, allora bisognerebbe tornare molto indietro nella storia, non so quanto sia interessante, però l'informatica moderna nasce nel 1969 con un signore che, guarda caso, è morto 5 giorni dopo Steve Jobs, ma nessuno si è... Questa persona una delle poche invenzioni, in informatica non esistono invenzioni, alcune sono state pochissime invenzioni, il concetto di CPU di Alan Turing è un'invenzione, che non esisteva niente, tutto quello prima, quindi la macchina di Turing è un'invenzione, questa invenzione è il C. C e Unix sono due cose che sono state fatte dalla stessa persona. Nel 69 nasce Unix. Infatti, nelle macchine Unix, Epoch, che si chiama la data iniziale, è il 1 gennaio 1970. Per cui la data nel sistema Unix viene contata in numero di giorni dal 1 gennaio 1970. Quindi Unix è un sistema operativo, cioè il programma che fa le funzioni più basse in un computer, che rende disponibile il computer per fare applicazioni. Questo è stato un sistema creato in ambito universitario, un sistema operativo che faceva andare quei computeroni che una volta c'erano, con del software che la gente poteva andare a vedere e modificare. Unix è diventato il sistema operativo di riferimento negli anni 70 per tutti i computer, nelle banche, alla NASA, nei governi, nei sistemi di statistica. Ha avuto un successo spettacolare. La derivazione universitaria voleva dire che era sotto delle licenze
già allora erano delle licenze sotto il libro, ma aziende l'avevano preso e l'avevano reso proprietario, cioè avevano preso degli rami di sviluppo diversi, ciascuno di essi era incompatibile, quindi si erano creati dei dialetti di Unix, ciascuno incompatibile, ciascuno per un tipo di macchina, e proprietari. Negli anni la grande innovazione di Linux è stata prima il fatto di che, appunto, Stallman aveva cercato di creare un nuovo tipo di Unix che però fosse non solo libero, non solo universitario, ma che resistesse alla proprietarizzazione, quindi ha creato delle licenze, appunto, come si diceva prima, copyleft, cioè con delle condizioni che imponessero che le opere derivate rimanessero licenziate con la stessa licenza, con una licenza compatibile, quindi ciò che era stato reso libero rimanesse libero anche nel tempo. Qualche anno dopo Linus Torvalds creò Linux e dopo un po' di tempo scelse la licenza GPL, che è appunto questa licenza che era stata creata da Stallman, e fece quello che oggi è Linux e quello che oggi è Android. Il bello di queste licenze è che tutti sanno quali sono le regole sono fisse per tutti e tutti giocano a un gioco pari, nessuno è in grado ormai di prendere la proprietà di Linux, perché talmente tanti soggetti hanno dei diritti su quell'opera che nessuno lo può far più diventare proprietario. macOS, questa è una curiosità, deriva dallo stesso ramo, macOS X, che è il sistema operativo dei Mac, Macintosh, MacBook, eccetera, eccetera, deriva da un'altra versione di Linux, si chiama FreeBSD, che era anch'essa della derivazione universitaria, ma non avendo il copyleft sopra è stata resa proprietaria. Noi oggi non possiamo conoscere il codice sorgente di macOS perché Apple ha deciso, ed era suo diritto farlo, di prendere questo sistema operativo e renderlo proprietario, di non rilasciare più. Pienamente legittimo, ma una scelta che ha creato uno sviluppo che noi chiamiamo silos, cioè Apple fa tutto quello che deve fare, lo fa solo lei, e sono poche le società che oggi possono fare questo. Apple chiaramente fa software, l'hardware, la parte di internet, tutto quello, perché è grande, ma quasi nessun altro può fare. Non riesce a farlo più neanche Microsoft non riesce più a fare questo, perché Microsoft adesso, ovviamente, con nuovi paradigmi, la diffusione del cloud, il fatto che io non devo necessariamente usare Word per scrivere una lettera, ma posso andare su Google Docs o posso usare software libero o LibreOffice, non ha più questo monopolio e si è dovuta reinventare come una società fornitrice di servizi cloud, tra l'altro. È fatto un cloud abbastanza serio, si chiama Azure. Su questa cosa vende? Vende chiaramente delle macchine che sono Windows, ma per la maggior parte dei casi vende macchine, cioè vende accesso a macchine che hanno su Linux, e ha dovuto fare accordi con tutti i grandi produttori di Linux per poter rivendere. Che sembra un paradosso, cioè Microsoft vende uno dei più grandi venditori di macchine, di Windows, di servizi basati su Linux, ma proprio, cioè, in realtà vende delle macchine, perché io posso prendere delle macchine su Azure come le posso prendere su Amazon, come posso prendere come DigitalOcean, come posso prendere su tanti altri fornitori di cloud, e queste macchine nella maggior parte dei casi sono Linux. E questa è una rivoluzione che è stata data da una piccola invenzione di un hacker che però non ha in realtà sviluppato niente di particolare dal punto di vista del software, ma ha fatto un'invenzione sostanziale dal punto di vista del diritto, cioè ha reinventato quello che era normale, cioè per lui era la normale della libertà del software, e ha creato al di sopra di questo, ha creato il copyleft, che è uno dei motori che consente appunto di l'avanzamento della libertà nel mondo del software. Il software è una cosa un po', come dicevo prima, un po' esoterica, che sfugge un po' dall'esperienza normale, però questo vale anche per questo principio è stato preso anche ad esempio con le Creative Commons per le opere creative, musica, libri. Questo libro, tra l'altro, è soggetto alla licenza, come quelle di Simone.
Quindi il software ha creato un po' il paradigma da un punto di vista legale, ma anche non solo legale, in realtà anche sociale, cioè di come si crea una comunità, perché una di queste cose belle è che si creano delle comunità, cioè nelle imprese c'è un capo che dice cosa devi fare e tutti più o meno per pieno seguono gli ordini del capo. Nelle comunità di sviluppo in realtà ci sono vari operatori che ciascuno per i fatti suoi più o meno porta degli sviluppi e si creano dei progetti anche molto rilevanti in cui tutti collaborano, ma collaborano intorno a un progetto, e questo progetto ha una sua costituzione, per dire, e questa costituzione è la licenza di quel progetto. Stavo per dirti questa cosa. Quindi, Eben Moglen, citando Eben Moglen. Quindi, partendo da una cosa abbastanza strana, molto hacker, molto cultura universitaria, molto West Coast, molto tecnica, geek, però sì, questo ha creato dei fenomeni sociali che sono stati imitati, perché sono dei modelli che sono virtuosi e che portano, portano vantaggio. E quindi dal mondo dell'open source, quindi del software libero, sono sviluppati tutti gli altri fenomeni di apertura, open content, cioè i contenuti liberi, le creative commons, gli open data, questo è uno, che sono un grande motore di innovazione, che per una volta tanto vedono l'Italia abbastanza all'avanguardia, eccoci, quantomeno da un punto di vista formale o legislativo, non siamo messi male, non siamo tra le nazioni più basse. No, niente, allora, visto che volevo lasciare anche un po' di dibattito, allora innanzitutto ringraziamo, così fermo la registrazione. Mm-hmm.